Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Emanuele Filiberto è sposato da quasi 20 anni con una bellissima donna, ma che cosa ha dichiarato quest'ultima? Recentemente Emanuele Filiberto è tornato a svolgere il suo ruolo di giudice nel serale di Amici, l'ultima fase del talent show di Maria De Filippi che deve decretare il vincitore di quest'ultima edizione. Accanto a lui, nello stesso, difficile ruolo, ha ritrovato i colleghi, Stash Fiordespino, leader dei The Colors e Stefano De Martino, ex volto di questa stessa trasmissione. Ma cosa ha affermato esattamente sua moglie? Emanuele Filiberto colpito dalle dure parole della moglie. Emanuele Filiberto è l'erede di casa Savoia che ha trovato la sua strada, ormai da molti anni, nel mondo dello spettacolo. Nel 2013 è stato inviato della trasmissione Mission, mentre tre anni fa ha partecipato come concorrente ad Amici Celebrities, per il secondo anno, invece, come accennato, riveste il ruolo di giudice nel serale del talent show di Canale 5. Per quanto riguarda invece la vita privata, dal 2003 è sposato con Clotilde Courau, una bellissima e dotata attrice francese da cui ha avuto due figlie oggi adolescenti. La coppia è molto innamorata, ma si è trovata a dover smentire una profonda crisi nel 2013. Il segreto della loro longeva intesa, hanno rivelato, risiede nel loro singolare menage familiare, per il quale vivono separati. Lei a Parigi e lui, invece, dove lo portano gli impegni lavorativi. Ma se vanno apparentemente così d'accordo, lei che cosa ha rivelato? Non voglio essere ridotta a... Clotilde Courau è una donna talentuosa e determinata che si è fatta strada, iniziando da giovanissima, nel mondo dello spettacolo, affermandosi e venendo stimata da colleghi e registi. In un'intervista a Io Donna di alcuni anni fa ha detto, "Non voglio essere ridotta alla moglie di", riferendosi al fatto di essere diventata celebre, nelle cronache rosa, per il suo matrimonio con Emanuele Filiberto. Dopo essersi formata presso la Scuola di Arte Drammatica Cour Florent e la Scuola Nazionale di Teatro École de la Rue Blanche, con la pellicola Petit Criminel di Jacques Doyon ha portato a casa il premio come miglior attrice al Festival Internazionale di Berlino. Durante la sua carriera ha partecipato a moltissime pellicole per la televisione e il cinema e alcune serie TV. Tra le opere uscite anche in Italia ci sono La Vie en Rose di Olivier Dahan del 2007 e Il cattivo poeta di Gianluca Giodice del 2020. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.